Saper comunicare è importante perché la qualità della nostra vita, cari amiche e cari amici, è dovuta in gran parte alla qualità della nostra competenza comunicativa. Che cos'è infatti la comunicazione? È il mezzo principale di cui disponiamo per affermare i nostri bisogni, per raggiungere i nostri obiettivi, per realizzare i nostri desideri, e anche per influenzare il comportamento degli altri in senso etico o manipolatorio e renderlo compatibile con i nostri interessi. In effetti, se noi acquisiamo una competenza comunicativa, avremo un miglior controllo sull'andamento delle nostre interazioni, sia da quelle più intime, come le relazioni affettive, ma anche quelle sociali, come ad esempio il lavoro, o qualsiasi altro ambiente in cui siamo chiamati a dover comunicare. Sappiamo per certo che comunicare è fonte di benessere psicologico e che la mancanza di buone competenze comunicative è la fonte di maggiore disagio. Ecco perché in questo video vorrei parlare di che cos'è la comunicazione. E naturalmente vorrei farlo in maniera molto semplice, partendo dal presupposto che la comunicazione è ovunque. Ovunque noi ci troviamo c'è comunicazione. Questo significa principalmente una cosa, che se la comunicazione è ovunque, non esiste un non comportamento, cioè che anche lo stare muti o immobili è un comportamento che comunica qualcosa. Partire da questo presupposto significa renderci conto che forse dovremmo tutti un po' imparare a raggiungere l'obiettivo della comunicazione, perché non dimentichiamo che ogni contesto relazionale prevede un obiettivo. Un conto che io sia con un figlio, un conto che sia con un alunno, che sia con un cliente, che sia con un partner o che sia con un socio d'affari. Per cui diciamo che la comunicazione è sempre rivolta a un obiettivo. Ma il fatto che non esiste un non comportamento è fondamentale perché? Perché non si può non comunicare. E dunque il fatto principale è renderci conto che nessuno di noi è esentato dal processo comunicativo. Addirittura la psicologia del senso comune di Heider affermava che noi formuliamo delle idee sugli altri, che noi interpretiamo le azioni altrui e cerchiamo di prevedere come si comporteranno. Ma questo è un comportamento un po' ingenuo. Perché ingenuo? Perché in realtà non è esattamente così. Non è esattamente. Cioè, il fatto che noi tendiamo ad attribuire agli altri determinate intenzioni è semplicemente dovuto al fatto che noi crediamo di poter spiegare attraverso una nostra logica il comportamento degli altri, un po' come se avessimo una sorta di lettura della mente. In realtà, a Palo Alto abbiamo scoperto proprio a partire dagli anni 60, pensate per cui che giovane che è la comunicazione dal punto di vista delle ricerche scientifiche, hanno scoperto che nell'interazione tra due persone vi sono informazioni né verbali né intenzionali, per cui che non è vero che noi possiamo spiegare il comportamento degli altri attraverso una logica, perché c'è una comunicazione che non è assolutamente né verbale né intenzionale e che questa comunicazione produce degli effetti, per cui un messaggio è in grado di produrre un effetto anche se non è intenzionalmente voluto. Pensate un po' questo che è importante, che è a livello comunicativo, che a volte noi trasmettiamo dei messaggi con un'espressione degli occhi, con un dito sulle labbra, come vediamo in questa immagine, e l'altra persona sta comunque ricevendo un messaggio. E questo messaggio produce sull'altro un feedback, produce un cambiamento, produce un'interpretazione. Da qui allora una cosa molto importante. Quando noi siamo in presenza di un'altra persona si stabilisce sempre una qualche forma di comunicazione, che siamo in treno, che siamo al bar, che siamo
davanti ad una vetrina e a fianco a noi c'è un'altra persona che sta guardando la stessa vetrina. Che siamo in qualsiasi contesto, noi ci troviamo sempre, pensate, immersi in questo grande acquario della comunicazione. Cosa allora possiamo dire? Possiamo dire che in ogni comunicazione ci sono delle cosiddette premesse e che queste premesse influenzano la comunicazione. Facciamo un esempio pratico. L'identità degli interlocutori è una premessa. Provate ad immaginare di incontrare un bambino di 3 anni con un vostro amico o una vostra amica e voi avete subito un atteggiamento nei confronti del bambino che è diverso se non incontraste solamente il vostro amico. Cosa vuol dire questo? Che l'identità crea una cosiddetta, come direbbe programmazione neurolinguistica, mappa del mondo. E noi sappiamo che la mappa non è il territorio, ovvero sia che ognuno di noi si trova ad usare un codice linguistico, una cultura, delle credenze, delle convinzioni. E tutto questo naturalmente crea la giostra della comunicazione stessa. Ogni comunicazione trasmette un contenuto, è un messaggio sulla relazione, ma è la relazione che prevale. Questo è fondamentale da comprendere. La relazione vince 4-0 sul contenuto. Il peggiore dei contenuti, nel momento in cui vi è una relazione etica, può essere trasmesso. Il migliore dei contenuti, nel momento in cui non c'è un rapport, non c'è fiducia reciproca, non c'è intimità psicoaffettiva, automaticamente viene annullato. Pensate un po' che cosa stiamo dicendo. E dunque, secondo lo psicologo americano Mehrabian, la componente non verbale non solo è fondamentale, ma predominante nella comunicazione. Se guardate questa slide, questa è una delle più famose affermazioni che troverete ovunque, il verbale è quello che noi trasmettiamo al 7%, ma poi abbiamo la paralinguistica, il tono di voce, il ritmo, il calore o la freddezza che il nostro tono di voce può comunicare, il fatto che urliamo, il fatto che siamo pacati, il fatto che siamo veloci, che siamo lenti, e poi abbiamo il 55% che è il non verbale. Basterebbe pensare allo sguardo, alla gesticolazione, alla mimica facciale. Pensate per cui quanto noi comunichiamo a livello di non verbale paralinguistica, il 93%, incredibile a dirsi. Ecco perché spesso quello che si manda non è quasi mai quello che arriva. Cioè noi mandiamo un messaggio intenzionale, ma quello che arriva viene tradotto in un codice linguistico che passa attraverso i filtri dell'altro, ma che viene in realtà influenzato anche dal nostro modo di comunicare a livello non verbale, cioè non verbale paralinguistico. Ma siccome la comunicazione è appresa, può sempre essere cambiata. Noi in realtà abbiamo imparato i nostri primi stili comunicativi dai nostri genitori. I nostri genitori sono in realtà i primi nostri grandi maestri della comunicazione umana. Poi siamo stati con una nonna, con un nonno, con una zia, siamo andati a scuola, abbiamo incontrato delle maestre e tutte queste persone che noi abbiamo incontrato in un modo o nell'altro ci hanno trasmesso dei modelli di comunicazione. Il fatto è di chiederci se questi modelli sono efficaci o non efficaci, funzionali o disfunzionali, o se sono efficaci in alcuni contesti, ma magari in altri ne dovremmo apprendere di altri. Per cui cosa vuol dire? Vuol dire una cosa importante, che la comunicazione efficace, più che un punto di partenza, è un punto di arrivo. Ovvero sia che imparare a comunicare con un'efficacia dovrebbe diventare un percorso. Dovremmo cioè incominciare a domandarci se non potremmo ampliare il repertorio della nostra comunicazione. Perché quando questo viene fatto, la verità è che stiamo tutti molto meglio. Stiamo meglio noi, ma facciamo star meglio anche gli altri. È bello dunque imparare a comunicare in modo efficace per raggiungere i propri obiettivi professionali,
ma anche per imparare ad ascoltare e a comprendere le persone che fanno parte del viaggio della nostra vita, al fine di raggiungere una relazione umana serena e soddisfacente. Ed è questo l'obiettivo del corso Matrix, che partirà sabato 2 dicembre e domenica 3 dicembre a Verona presso il Centro Studi Evolution, e che io condurrò proponendo, oltre che la teoria, che è molto interessante perché ci sono tante conoscenze interessantissime, ma 12 esercizi pratici, per cui in realtà all'interno di questo corso creeremo dei laboratori per permettere a tutti quanti noi di ampliare appunto il nostro repertorio comunicativo. Vi ringrazio dell'attenzione che mi avete dedicato e naturalmente vi auguro una buona comunicazione a tutti voi.